Horace Silver, Sister Sadie, brano fantastico, pieno di groove e di blues. Analizziamolo per vedere come è costruito e poi lo andiamo a suonare in tutte le tonalità. Pronti? Via! Pieno di groove e di blues, ottimo per avvicinarci a alcune scale o arpeggi o sonorità bluesy. Analizziamo solo il tema della sezione A. Prima, terza minore, terza maggiore, quinta, sesta, quinta, prima, terza. Che cos'è questo? Semplicemente è una scala pentatonica dove al posto della seconda abbiamo suonato la seconda maggiore, se volete la terza minore, quindi Sol, Si bemolle, Si, Re, Mi, Sol. La scala pentatonica è questa, Sol, La, Si, Re, Mi, Sol. La scala pentatonica chiamiamola Sol. Una sonorità più bluesy sicuramente. Quindi, questa è la prima frase. La seconda frase è uguale, soltanto l'ultima nota è la sesta. È come se ci fosse un botta e risposta. Poi, terza frase. Andiamo a toccare la tredicesima, se volete comunque la sesta, sesta, terza minore, prima. Sentite che sonorità bluesy anche qua. L'ultima frase è quella un pochino più complicata perché ci sono un po' di terzine veloci. Facciamola lenta. Terza minore, terza maggiore, terza minore, terza maggiore, prima, seconda, quinta, quarta, terza minore, prima, settima minore, prima. Se analizziamo le note che sono state usate il Sol, il Si bemolle, il Do, il Re. Qui non c'è il Mi, c'è il Fa che viene suonato all'ottava bassa, quindi la scala sarebbe, che non è altro che la pentatonica minore. Quindi abbiamo una pentatonica maggiore bluesy nella prima parte e una pentatonica minore. Adesso facciamo un giochino divertente, un po' impegnativo ma divertente, suonarla in tutte le tonalità. Prendete nota delle diteggiature e buon lavoro, alla prossima.